C'era una fiada, una muscia inchiada, che scia... No, scusate, questa è un'altra storia. Ora vi racconto quella che volevo raccontarvi. C'era una volta un topolino, uno sorricetto, che scia currenno per tutta la casa con un pezzetto di formaggio, un pezzo di ricotta secca, ecco, no? E appresso gli stava una iatta. Una muscia, una gatta, bella gatta, una bella gatta di casa che parlava un po' francese, eh sì, una gatta sofisticata. E l'usurcio scurriva, curriva, curriva, scappava da una parte all'altra e la gatta appresso, miau, miau, miau. A un momento, a un certo punto, il topolino, o sul ricetto, trova un buco e ci si infila dentro e pensa. Oh, mo so sarvo. E quando mi pia la gatta qua dentro? Solo che si rende conto dopo poco che non ci sono uscite, è un buco cieco. E la gatta fuori dal buco. Miau, 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 miau. Il topo era molto, molto preoccupato, sudava freddo e teneva forte, forte, stretto, stretto sto pezzettino di formaggio di ricotta secca, secca, secca. Mamma mia! E la gatta continuava fuori. Miau, miau! Ma in un momento, a un certo punto, il topo sente il cane. Bau, bau, bau! Allora il topo pensa. Au, e mo è arrivato il cane e la gatta scappa. E infatti, contemporaneamente, la gatta fa miau. E il topo allora dice: il cane ha fatto scappare la gatta, mo posso uscire. E quindi il topolino piano piano esce fuori dal buchino. Ma appena esce fuori, la gatta lo prende. E lo guarda molto molto soddisfatta. E il topolino incredulo: ma come? Ma non c'è stava il cane e te ne eri scappata. E la gatta, con aria molto soddisfatta, lo guarda e dice: non devi mai sottovalutare l'importanza di parlare almeno una lingua straniera. Om. Bau. Bau.